Io devo ricordarmi come cazzo è che si schiva la gente. Però bellissimo sto giardino, ragazzi. Sono tipo di Final Fantasy o di Hogwarts. Bellissimo. Comunque, andando avanti. Ma la smetti di comportarsi come un pazzo. Altair, pare che i miei allievi non comprendano bene come maneggiare una spada. Potresti dar loro una dimostrazione? Vieni. Questo è un problema che nei primi Assassin's Creed è molto comune, che quando li mette a terra non li va a colpire. Se prima mi avesse fatto colpire Tamir quando l'ho lanciato, avremmo risolto tutti i problemi. No, sapete che c'è, mi sono rotto i coglioni. Preparati a morire. Avrai da fare. Capisco. Ok, fammi andare via di qui. Allora, mappa. Intanto andiamo verso il regno. Datemi un cavallo per favore, perché 500 metri a piedi è un supplizio. No, vieni su. Vabbè, vaffanculo, sai che c'è. Perché mai si comporta così? Ha schivato. Fantastico, bellissimo, ha schivato il mucchio di fieno. Questa cosa è poesia. Che Dio lo sa, è andato fuori di sé. È impazzito. È vero, i cavalli ci sono da qua in poi, tipo. Ok, giù. Verso l'infinito e oltre, ragazzi. Mi ero dimenticato di premere X, fantastico. Ok, qua nel regno abbiamo più di qualcosa lasciato indietro. In parole povere, ci hanno permesso di esplorare solo una piccola parte del regno, ovvero tipo quella sud-ovest, una cosa così. E quindi buona. I portatori di giare possono far saltare la tua copertura se fai cadere ciò che trasportano. Per Masyaf, per Damasco, per Gerusalemme e per Acri. Allora, facciamo una cosa intelligente intanto. Io taglierò il video e farò tutti i punti di sincronizzazione. Così andiamo d'amore e d'accordo. Ok? Taglio da adesso in poi. Ok, ragazzi, dopo una vita e mezzo e più o meno una decina di bandierine raccolte, sì, solo, siamo arrivati all'ultima torre. E per comodità
ho deciso di andare a Gerusalemme. Spero non mi vogliate male, però... boh. La vedo più... più spicy per continuare questa storia in questo momento. Allora, intanto sincronizziamo l'ultimo punto. Più che altro è stato il dover fare a botte con diverse entità nel frattempo, che mi ha fatto perdere parecchio tempo. Non t'ammazzare, bravo. Ok, lì c'è una bandierina. E... dovrò andare a raccogliere per forza? Un assassino! Non puoi scappare con Sapro! Apro la tua testa! Andate qua. Per una bandierina, per una bandierina, per una ba... scappa, scappa, scappa. Galoppa, bravissimo, bravissimo. A parte la mappa la posso anche aprire con L3. Perde Gerusalemme. No! Ah! È che a comando è un pochino in ritardo questo gioco. Ma non me l'ha messo il segnalino. Sto stronzo. Vabbè, dai, sì, ci siamo capiti. Ma no! Non è così che funziona. Steso. E qua dove cazzo andiamo? Allora, fatemi fare mente locale. Devo tornare indietro e poi... porco eretico! Di qua. Ok, verso Gerusalemme è di qui. Perfetto. Che bella la mappa pulita! Odio quando c'è 844.000 cose tipo Unity. Per nominarne uno a caso. Non puoi scappare da... stessi. E ci siamo. Verso Gerusalemme, che si vede già sullo sfondo. Per creare un diversivo, puoi uccidere qualcuno di soppiatto con un pugnale da lancio, spingendolo giù da un tetto o con piede. Oh, com'è verde qui. Beh, questo è palesemente Gerusalemme, ragazzi. Mappa. Ok, c'è un punto d'osservazione solo, mi pare strano. Distretto ricco, povero e medio. Ok, esattamente come Damasco. Avete fatto prendere un uovo, non... che mura alte che c'ha. Sì, come città un pochino più piccola rispetto a Damasco, il che potrebbe anche andare bene, ragazzi. Non è che il gioco più è gigante, più ha da fare, più è lungo, significa che è un gioco migliore. Va là alla docet, ragazzi, un gioco di merda lunghissimo. Mettevi sta sul cazzo quel gioco. Provato e droppato. Allora, sarebbe bello trovare il modo di accedere in maniera anche leggermente stealth. Sono fuori, quindi non mi puoi cacare il cazzo. Potrebbe essere questo un modo. Però, ragazzi, sto qua le musiche sono fantastiche. A posto, risolto il problema. 30 metri, punto d'osservazione, almeno ci togliamo subito il dente. Difendetevi contro un futuro incerto. Proteggete coloro che amate. Lavorate duro e... punto panoramico richiesto, ma stai tranquillo che è la prima cosa che faccio i punti panoramici. Non ti preoccupare, zi.
egli vi darà ciò che vi manca. Tutto ciò che si richiede è un'onesta giornata. Chissà se c'è il salto ascensionale qui, non lo so. Perché per esempio, dopo la trilogia di Ezio, credo è stato rimosso. Purtroppo. Cibo scarseggia, il denaro manca, ma non deve andare. Ok. Esistono opportunità per chi ha il coraggio di coglierle. Non dovete più fare rinunce. Chiunque desideri lavorare può avere ciò che gli spetta. Parlate con me. Bene. Possono essere vostre. 9 punti. Ok, va bene. Allora, qua c'è la dimora. Avevano detto che questo gioco è ripetitivo e hanno ragione, però meglio così che tutte le cagate che si trovano a Odyssey e Valhalla. Il cibo scarseggia, il denaro manca, ma non deve andare così. Esistono. Devo picchiare sto qui. Per chi ha il coraggio di coglierle. Non dovete più fare rinunce. Chiunque desideri lavorare può avere ciò che gli spetta. Venite, parlate con me. Vi dirò cosa può offrire Talal. Le gioie di una vita onesta possono essere vostre. Chissà che cosa riserva il futuro. Quali tragedie può portare il domani. Difendetevi contro un futuro incerto. Proteggete coloro che amate. Lavorate duro e sarete ricompensati. Ci pensa Talal. Ok. Lo devo picchiare. Mai vista. Oh, maledetto te. Non ho niente da. Oh, non hai niente da dirmi? Parlate con Dio. A voi la scelta. Non fermerai la sua opera. Non puoi fermarla. Fermare cosa? Ah, qui sono tipo cristianissimi, è vero. Si sta preparando per il viaggio. Un viaggio dove? Tiene affanculo. E quando è il momento, vengono mandati ad Acri. Dov'è questo magazzino? E perché ad Acri? Talal mi dice solo ciò che devo sapere. Nient'altro. È più sicuro così. Per lui, forse. Tuttavia, temo che per voi. Ai! Che per voi sia la fine. Va bene, almeno qualcosa ci ha detto. Se non facessi cascare il telefono nuovo, sarebbe anche meglio. Allora, andiamo a fare un soccorso qui. No, 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 no. No, devi combattere con la spada, coglione! Non riuscirai. Mi raccomando, fammi fare la fine che mi hai fatto fare nella missione prima. Mi raccomando, ci tengo. Ci tengo alquanto. Questo qua non combatte con la spada. È incredibile. Non fatelo scappare. Va bene. Banderina almeno. Sono una morsa. Vai su, bravo. Deve essere quinto. Ti prenderò. Vieni a combattere qui allora, se hai coraggio. Fuori uno. Fuori due. Ok. Qualcuno di uno si è levato. Dov'è la donna? Un altro. Abbiamo perso la donna. Possiamo fare ciò che vogliamo. Ah, ricomparsa. Ok. Fantastico, questo gioco qua è incredibile. Ah, giochi a fare il furbo te, eh. Cosa? Ha dato un pugno sullo stomaco. Oh. Ok, con te ci penso dopo.
Così semplice è stato. Va bene. Vorrei che i miei figli avessero la metà. Farò in modo che sentano questa storia e imparino che cos'è il vero. Ok, buono, fatto. Punto d'osservazione. Anche qua sono 12 gli abitanti da soccorrere, perfetto. Sono proprio tempi bui. Alta Todd! Ops, scusate, non volevo. Cioè, in realtà non volevo farvi del male, io volevo solo aggiungere il punto d'osservazione, tutto qui. E comunque mi sono intrufolato lo stesso, vaffanculo. Poi che cazzo di lingua parlate? Quelli al regno parlavano francese, a casissimo. Sai che c'è? Anzi, fai così. Mori. Allora, questi mi sembrano abbastanza potenti. E allora io mi dileguo così. Perché mi sto cacando addosso. Prima che mi piglino, no. Vai, si muore. Invece no, vieni. Oh, ma che cazzo è? Non posso neanche andare a fare il punto d'osservazione, ho capito, va bene. Va bene, via, via. Ho capito. Non ci si può ragionare con questi qui. Non ci si può ragionare. Sarà veramente un dito in culo qua a Gerusalemme. Meno male, mi hanno aumentato la salute massima, almeno quello. Se mi pigliano è finita. Ti prenderò. Vai. Te ne manca uno solo, te ne manca uno solo. Bravo, sei salvo. Sei salvo. Ok, dai. Synchronization, signori. Guardate qua, voi per un punto d'osservazione ci vai a diventarci scemi. 2/9. Cosa mi offri? 2 soccorsi. 3 soccorsi. Ok. Ho la vaga impressione che le indagini qui siano un pochino più lunghe. Nessuno mi ha visto, fantastico. Bellissimo, godo. Ma più che altro sti qui ragazzi sono addestrati bene, sono addestrati benissimo. Essi vanno contro la volontà di Dio e devono pagarne il fio. Dovunque. Fatto anche la rima. Che c'è? Una scia di sangue. Dicono che è una crociata. Vabbè, però con la macerata ho risolto metà dei problemi. Fanculo. Così si fa. Oh, ci posso parlare? Ah, ok. Ma sono anonimo ormai. Marcherebbe su Gerusalemme. Dobbiamo prenderlo prima che ne abbia l'opportunità. Quella città è nostra e lo è sempre stata. Ed è nostro dovere difenderla fino alla morte. Quanto devo aspettare ancora? Devono essere annientati. Cioè, ma allora a questo punto attaccatemi, almeno mi ammazzo e non sono più anonimo. E invece no. Forti come Saladin e contrastate i nostri nemici con qualunque mezzo.
Un nascondiglio qui? Egli ha trovato la porta. C'è un cazzo. A difesa della nostra grande civiltà. Non vi ingannate. È per la nostra stessa esistenza che combattiamo. Il re degli infedeli vorrebbe spazzarci via dalla faccia della terra. Dobbiamo resistere. Dobbiamo respingerlo. Ecco qua il complottista, poteri forti, come dice Mark Dammer. Guerra distruggono la terra e migliaia di vite. Sai che c'è, si fa così. Ma le estreme, estremi rimedi. Ma io dico, questo è un onore. Morire al servizio di Dio, combattendo per ciò in cui crediamo. Raga, si è palesemente buggato il gioco. Ehi, che forza è? Ci metto in emergenza. No, non vorrei che poi mi allontano e devo rifare tutto da capo, capito? Perché questo gioco sarebbe anche capace di farmi fare così. C'è un nascondiglio qui. Ok, buono. Puoi anche uscire. Si era buggato il gioco. Bellissimo. Siete passato proprio al momento giusto. Ancora poco e mi avrebbero portato via. Ovunque vadano, ti lasciano dietro una scia di sangue. Ok, 2 su 12 a Gerusalemme fatti. Mi trovo bene. Soccorso qui. E soccorso qui. Pensato per cosa? Per l'ignoranza? La violenza? Follia. Dobbiamo resistere. Dobbiamo combatterli con ogni. Volevano resistere, ma l'hanno presa nel culo. Ma l'hanno. Questo mi viene in mente, ragazzi. Da cosa fugge quell'idiota? Però almeno quelle guardie lì, ragazzi, se non le attacchi non ti fanno nulla. Vuoi qualcosa? Prego, aiutatemi! Muori, infedele! Si combatte. Oh, te chi cazzo t'ha chiamato? Chi t'ha chiamato in causa? Dimmi. Fanculo, vieni. Grazie. Troverò il modo di ricambiare questa cortesia, lo giuro. Ok. Cosa è successo? Tre su 12 andati. Brutto ladro schifoso. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Come osi rubare il mio... Tu con le frecce stai zitto. Lasciatemi andare! Non ho fatto niente! Lurido! Ti taglierò le mani! Vedere, non riuscirà a sfuggire! Siete passato proprio al momento giusto. E andiamo. Mi avrebbero portato via. Ho sempre la solita frase, dice. Fantastico. Cosa è successo? Ok. Punto d'observation. Qua in alto. 4 su 12. Dov'è il responsabile? Vorrei capire però come ci si arrampica, vi. Sincronizzazione. E un altro punto è andato.
3 su 9, siamo al terzo. 4. Qua tutti i salvataggi sono stati fatti, soccorsi, quello che è. Allora prova informatore. Certo, mi piacerebbe anche vedere le strade nella minimappa, giusto per farti sapere, ecco. Niente di personale, Vieni. Salute e pace, Altair. Tempi bui questi, vero? Sono in un mare di guai. Dovevo indagare a proposito di alcune strane sparizioni nel distretto Ricco. E gli uomini di Talal mi hanno visto in faccia. Ormai la mia missione è compromessa. Senti, ti dispiacerebbe eliminarli per mio conto in cambio delle informazioni che cerchi? Addirittura? Come sei ricattabile? Anzi, sono io ricattabile, va bene. Anyway, bersaglio 1. Ragazzi, non l'ho mai giocato sto gioco, ma... ripeto, è assai ripetitivo, quindi... è anche easy da giocare. Ascoltate, cittadini! Uno è andato. Dai, così semplice? Minchia, sì. Questo è il secondo. Torniamo alla nostra spada. Giustamente scavalchiamo, invece che fare il giro. Altair, ti sei liberato di quelli che mi conoscevano. Ottimo. Ecco quello che ho saputo su Talal. È un importante schiavista che occupa la zona nord della città, vicino al Barbacane. Paga un tributo alle guardie per poter operare indisturbato. Ma da quanto mi hai fatto vedere oggi, sono sicuro che farà la stessa fine degli altri. Grazie ancora, Altair. Prego. Talal risiede nel settore nord della città. Fantastico. Allora, punto qua. A estremo nord, poi scenderemo giù. La dimora ovviamente sarà l'ultima cosa che andremo a visitare. Questo è il mercato di Gerusalemme, che è tipo uguale al mercato di Istanbul, di Assassin's Creed Revelations. Qua il corpo è già sparito. Beh, però se Mirage lo fanno su una cosa così, a me non dispiace, Non dispiace affatto. Ovviamente, tipo, quando uscirà questo video sarà già uscito Mirage come minimo. Sincronizza. Oh, bello, proprio in cima alla torre. Classico di Assassin's Creed. Dovrebbero essere 4 su 9. È qua che mi devo buttare. 4 su 9, qua cosa c'è? C'è uno spionaggio. E un soccorso. Oh, è uscito subito, miracolo. Davvero che al tuo dio importi cosa ti succede? Hai qualcosa da dire? No, tranquillo. Non l'ho mai visto fare da lui. Non mi dica che è dentro la... no, è dentro la chiesa, che palle. Va bene, troveremo modo per entrare. Anche chiassoso, ma lo troveremo. Ehi, hey, hai un aspetto familiare. Ops. Che cosa vuoi? Tra l'altro c'è anche una bandierina golosa. Spostati. È impazzito. Fammi fare una cosa intelligente. Fammela fare. Fammi fare il soccorso, che sicuramente magari mi dà gli eruditi. E allora poi riesco a intrufolarmi in modo stealth. Non ho fatto niente. Perché mi fai con la tua testa? È un uomo morto. Cazzo di gesti di merda fai? Non puoi fuggire. Fuggi finché puoi. Ok.
Vorrei che i miei figli avessero la... Così si stanno caricando, sembra. Farò in modo che sentano questa storia e imparino che cos'è un vero eroe. Benissimo. Lo sapevo. Lo sapevo troppo. Dimmi che entrate in chiesa, vi prego. Brutto segno. No, gira. Bravi, girate. Ditemi che entrate in chiesa. No, non entra. Sì, forse. Minchia, girano come il topino sulle tazzine a Luna Park. Tipo, vanno tutte dritto, poi girano di botto. Bene, bene. Era quello che volevo. Era quello che volevo. Così mi metto sulla panchina e siamo a posto. Perfetto, ragazzi. Cioè, ma ho fatto tutto meravigliosamente, meravigliosamente, meraviglioso. Ok. Ascolta. È un codardo. Se non fosse per i soldi avrei mollato da tempo. Mi sa che sei stupido o cieco. Forse entrambi. Come ti permetti? Non hai visto cos'è successo? Ho visto bene. La nostra carovana è stata attaccata e lui se l'è data a gambe. No, non è scappato. Ma di che parli? Hai dimenticato che fine hanno fatto i nostri assalitori? Abbattuti dai nostri arcieri, grazie a Dio. Non dai nostri arcieri. Da lui solo. Stai dicendo che lui ci ha salvati? Sì, si è messo in posizione sopraelevata e li ha uccisi con l'arco. Non avevo idea. Quell'uomo è un mastro arciere. Faresti bene a ricordartelo. Caso di scontro, Talal cercherà di colpire gli amici con l'arco. Ok, bisogna evitare lo scontro, che già con Tamir è andata male. Figuriamoci con Talal, che sarà di un livello superiore. Comunque, grazie. Avrò la tua testa. Tanto ormai sono entrato. Suka. Punto d'osservazione, anche perché qua c'ha eruditi e vigilanti, quindi buona. Questo volevo evitarlo. Non c'è modo per arrampicarsi. Non tiratemi i sassi. Certo c'è da migliorare assolutamente l'uscita del parkour. Lo sapevo. Ok, partiamo da un livello più basso. Ma c'è la scala, buona. Non puoi stare qui. Vattene. Come ci vado qua sopra? Ecco. Servita un cazzo. Stanno massacrando, ragazzi. Mi stanno massacrando. Palesemente massacrando. Qua almeno fammi raccogliere la bandierina, toh. Fuori. Prendetelo! Prendetelo! Si fa turno? Più stanti! Godo. Così provate a rompermi i coglioni. Ah, scappi te, bravo, scappa, scappa. Fai bene. Dobbiamo fermarlo prima che ne abbia l'opportunità. Quella città è nostra e lo è sempre stata. Vattene da qui. Il nostro dovere è difenderla fino a... Chi è? I crociati devono essere annientati. Io sto solamente cercando di capire come salire lì. Per favore. Per favore. Un c'è verso. Un c'è palesemente verso di salire.
Oh, l'è impossibile? Della nostra grande civiltà. Non vi ingannate. È per la nostra stessa esistenza. Eccolo. Torna indietro. Ecco gli altri, mamma mia, è pieno. Cioè io sto sprecando tutto questo tempo solo per andare a fare un misero punto d'osservazione che è irraggiungibile, perché se fosse raggiungibile sto figlio di una bella mignotta avrei già risolto sto problema parecchio tempo fa. Allora, raga, è impossibile. Guardate, che cosa fa? E poi mi vorrei appendere a quella croce lì, ma non si appende a quella croce perché salta giù. Dici? No, non capite. Non ho niente. T'appendi così. Ma perché si comporta così? Ah, è lì il punto di osservazione. Si comporta così. Che coglione. Vabbè, comunque era inarrivabile perché ragazzi, ci sta venendo sempre dietro. Comunque abbastanza basso, eh. Dovremmo essere a 5 così. Qua c'è un soccorso e basta. Non si è appeso. Va bene. Un bug dietro l'altro, ragazzi. Pensavo di essere io a non vedere. Un bug dietro l'altro. È incredibile. Serve qualcosa. Qualità. Muori, ladro! Chi credete di essere? A morte l'infedele! Grazie. Ok, ce l'abbiamo fatta. Tanto fammi segnare punto d'osservazione. Lei è la pappona dei vigilanti. Poi c'è il pappone degli eruditi. E così via. Siate forti. Forti come Saladin. E contrastate i nostri nemici con qualunque mezzo. Sto punto è assai alto, eh. Minchia. Siate cauti, amici. Lo Shaitan è ovunque. Guardingo. In attesa. Egli ci tenta di continuo. Magari poi quando torniamo a Damasco il distretto povero è libero. Che ne so. Penso, eh. Penso. Va bene. Allora qua c'è un soccorso. Ed è proprio qua vicino. Muori infedele! Pagherai per le tue colpe! Infedele io? Perché infedele? Che ho fatto? Buono. Ancora poco. Che gnocca sta qua? Minchia. Ci dà altri vigilanti. Va bene. Tre punti di osservazione. Cos'è successo? E ancora 5 soccorsi da fare. Poi comunque ci sono anche le altre cose, le altre missioni di indagine, eh. Ah, so per
يصطدم بشخص ما وهو يجري بهذه السرعة. Non mi buttare sotto. No! Vieni. Sei durato tanto, zio? Eh no, invece è ancora vivo. Adesso no. Ok. Che cazzo è? Va bene. Non voglio saperlo. Mi spaventa, è solo l'idea. Allora 7 su 9. E qua incredibilmente non c'è niente. Quindi tipo tutto, tutti i 5 soccorsi saranno racchiusi qua dentro. Per forza. Fammi ricontrollare. Ma appunto è così. Va bene. Meglio. Maledetto. Sia maledetto il re cristiano e la infedeli. Banderina, 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 banderina. E devono pagarne il pio. Saranno individuo. L'ho vista, l'ho vista, l'ho vista. Non l'ho mai visto fare dietro una scia di sangue. Dicono che è una crociata. Una crociata per cosa? Per l'ignoranza. 4 su 100. Minchia. Popoine, eh. Comunque, penultimo punto d'osservazione. Qua ci si arriva easy senza problemi. Che poi, raga, le torri sono tutte uguali. Vabbè, anche a Firenze in Assassin's Creed, ragazzi, il 2 stesse chiese tutte uguali. Va bene. Un altro Eito. Otto su 9. Qua che c'è? Due soccorsi e un borseggio. Quindi vuol dire che nell'ultimo punto d'osservazione ci saranno 3 soccorsi da fare, va bene. Il borseggio è proprio quello che odio. Era proprio meglio essersi fatto male. Non si poteva ancora scansare la gente col col cerchio. Dov'è il borseggio? Hai qualcosa da dire? Guardie non agiscono, tocca a noi fare qualcosa. Quello che proponi è folle. Ma necessario. Quanti altri dovranno sparire prima che la popolazione reagisca? La cosa non ci riguarda. Non ancora. Ma se restiamo passivi, lo farà. Se state passivi, se restate passivi, Tutto quello che c'è da sapere. Niente, non si dice. È tutto qui, su questa mappa. Ispeziona la mercanzia tutti i giorni alla stessa ora. Sarà allora che colpirò. Hai in mano un pezzo di carta. Non ti salverà se venissi scoperto. Non ti proteggerà da frecce e da spade. Se tutto va bene non ce ne sarà bisogno. Comunque è un rischio che devo correre. Augurami buona fortuna, amico. Davvero? Ti servirà. Da che parte vai? A posto. Posizione delle guardie di Talal. Ok, adesso soccorsi. Mi hanno derubato, aiuto! Mi hanno derubato! Ho detto con la voce di Caparezza, sono un grande. Ok. 22 metri, 21 metri, 20 metri. Qua. Qua sarà tosto. Lo vedo già. Già lo percepisco. Tua testa.
Ok, vabbè, in realtà è più semplice di quel che pensassi. Otto su 12, adesso andiamo a 9. Sei una nullità, Dio ti ha abbandonato. Nel posto verde. No. Facciamo fuori questo che è più stronzo. Aiuto! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Toglietemi di mezzo! Sporco! Vabbè, due figlioli in meno. Un altro. Oh. Chi cazzo t'ha invitato te? Boh. Devo rendermi anonimo? Uccidiamo lui, sei mio capro espiatorio. Ok, chi viene adesso? Oh, che cazzo è? Nascondiglio, per forza. E qui il nascondiglio. Ok, è sparito. È inutile, non lo troverò mai. Torna subito indietro. Calati. Era l'ultimo. Spero di sì. Era l'ultimo. Però era un bel popò, eh. Sei sincero. Rischi. Tornerò a casa. Non credo neanche che ne uscirò molto presto. Mi avete reso una cortesia, giovane. State certo che non lo dimenticherò. Non avanzare oltre. Ok, 9 su 12. Voglio mostrarvi tutta la mia mercanzia. Qualcuno si è fatto male. Non c'è niente. Quante siamo? 6 su 100 croci, mamma mia. Vabbè, dai, vedo la fine del tunnel, la vedo, la percepisco. Sposta al prendo Paola Shien, ma. Vattene! Ho trovato modo di entrare. Che cosa vuoi? Passare? Passo di qui. No, non passo di qui. Così forse? No! Non hai motivo di stare qui, sparisci! Così! Fregato! Sei mio assassino! Torna indietro! Non mi colpite, per favore. Cercate dappertutto. Ah. Se è appeso dopo non si poteva appendere prima. Va bene. Io vorrei anche sincronizzarmi, se possibile, sapete? Lei qua sopra. Che cazzo però mappendo. Un mappendo. Mi è nervoso.
Che punto di sincronizzazione di merda, eh! Mamma mia! Ma è orribile! Ma è fasullissimo! Ma che cacata de... Ah! Nah, non ci sto, non ci sto. Più che altro c'è un bel po' di ossa da fa qui. Va bene. Ma almeno le portiamo a termine tutte. Un altro dente ce lo siamo tolto. Potevi anche non perdere vita. E anche Talal lo facciamo fuori. Ti toglierò le mani. Come ho? Che c'è lì? Fedele! Non hai ancora vita. Dieci. Oh. Sparito il cittadino. È ricomparso. State facendo questo? Non ho fatto niente. Vuoi qualcosa? Fuori, infedele. E adesso è ricomparso, giustamente. Adesso non me lo uccidere, per favore. Uccido te piuttosto. E andiamo. E namo Peppe. No, eruditi non mi servono. Mi serve la prova informatore. Ancora poco mi avrebbero portato via. Buono. È un assassino di libertà. Minchia, 110 metri. Cioè, sto punto d'osservazione, oltre a essere brutto, è enorme. Cioè, enorme l'area che poi ti dà. Oh, chi è che mi rompe con... Minchia, quanti cazzo sono? Non puoi fuggire. Il Dio ha portato la guardia. Ah, ma devi anche cogliere. Altri. Un altro. Vieni. Ma così non l'ammazzerò mai. Minchia, quest'arma qua è potentissima. Di onore. Devi essere qui per una missione assai importante. Magari potrei esserti d'aiuto. Sai, sono piuttosto bravo a origliare e ho sentito molte cose. Però ho combinato un guaio. Avevo delle bandiere. Questo qua è vivo. Da consegnare a caso. Alla dimora, ma le ho perse quando i Ma si rianimano! Me le troveresti? Bisogna che raggiunga il mio mentore prima che ritorni dal mercato. Quindi devi agire veloce. Va bene. Dove devo andare? Ah. 18 bandierine in 3 minuti. Vabbè, ma mi ridarai il tempo, vero? Addio alla vita. Una su 18. Non fatelo scappare. No, raga, è impossibile questa. Non fatelo scappare. A morte l'infedele. Sì, ma allora mi mette a fare sta missione con la gente che mi rincorre. Io mi vuoi spiegare come cazzo la posso fare sta missione? Ma non sa pende. Vabbè, io l'ho palesemente cannata sta missione, ragazzi. Ma devi arrampicarti su! Mamma mia, che gioco del cazzo che è! Va bene che per farmi sclerare mi ci vuole veramente poco. Ma tu proprio, cioè, accentui la cosa, eh.
5, 6. Sette. Era troppo tardi. Otto. Non c'è via d'uscita. Non ha scappato. Dov'è la nona? Dov'è? Qua. Nove. Fermati. Non riuscirai a scappare. La decima è laggiù. Undici. Ce la farò mai. E va, se mi caschi così un pollo però. Cioè, va bene. Ma che cazzo, ma beh, sei pure seduto. No, ma ti devi alzare, cazzo. Non riusciamo a trovarlo da nessuna parte. Perso 20 secondi. Qua non fa il salto indietro, raga. Ho perso 20 secondi. Quasi 30 secondi incazzate. E qua continua a non fare il passo all'indietro. No, vabbè, ragazzi, ma è assurdo. No, vabbè, che gioco del cazzo. Io qua posso far così. Chiappala! Ne ho prese 17. Cioè, ma ragazzi, ma non è possibile. Cioè, ma c'ho una meccanica del cazzo sto gioco. Meccanica proprio di merda. Tocca rifare tutto da capo adesso, giustamente. Ma perché si comporta in quel modo? Adesso te ne vai palesemente a fanculo. Perché te ne vai a fanculo? Ma che cazzo di missione è raccogliere le bandierine? Che cazzo di senso c'ha? È una nullità. Dio ti ha abbandonato. Questo gioco è una nullità, ragazzi. Aiuto! Aiuto! Qualcuno mi... Che cazzo sono le altre? Dove cazzo sono? Che cazzo le trovo? Adesso non mi cacchi più il cazzo, vero? Dovevi saltare un fottuto salto in avanti. Non ho fatto niente. Un fottuto salto in avanti. Non lo fa. Bizzarro. Sei una nullità. Dio ti ha abbandonato. Aiuto. Continua a perdere tempo. Qualcuno mi aiuti. Aiuto. Aiuto. Qualcuno mi aiuti. Che poi proprio se non ci vai sopra non è che ti dà una mano. No, non te la dà la mano sto gioco. E continua. Incredibile, ragazzi, incredibile. Assurdo. Vai a fanculo, vai. Piuttosto la salto così, ma ammazzo, va a fanculo. Sapevo di poter contare su di te, maestro Altair. Senti, guarda, muori. Parlavano di questo Talal. Dicevano che ha molti seguaci fedeli, tutti disposti a dare la vita per lui. Se si accorgono che il loro padrone è in pericolo, intervengono per dare a Talal il tempo di fuggire. È tutto quello che so. Spero che il mio piccolo contributo sia utile. Strano individuo. Non provare a farlo di nuovo. Tanto muoio. Diamoci anche raffreddore, no? Insegna la tua eresia. Cioè, è peggio di Unity. È vero che è uscito 7-8 anni prima. Però, ragazzi, è irritante. Mi aiuti, vi prego. E addio alla vita. Preparati a morire. Infedele, la speranza contro di me. Io è dalla mia parte. Oh,
Però quest'arma qua, ragazzi, vabbè, scheggi tanto, ma colpisce bene, eh? Va bene, prossimo. Forza. Però meglio non correre rischi. Però a casa. Chi è stato? Non credo neanche che ne uscirò molto presto. Mi avete reso una cortesia, giovane. State certo che non lo dimenticherò. 11 su 12, va bene. Ok, interessante. E continuano a inseguirmi. Cioè, se devo fare un riassunto di questo gioco in una parola, inseguimento. Basta. Non può essere lontano. Io lo chiamerei questo gioco: ogni cosa che fai verrà inseguito. Ci devo accedere dal fuori, fantastico. Muori, infedele! Arrolla la destra, infedele! Infedele! Ti prenderò! E qua moriremo, ragazzi. Possiamo fare ciò che vogliamo. No! Perché il civile è scappato? Il civile è scappato, cioè io mi sto combattendo 854 uomini e il civile giustamente scappa. Il civile è scappato, ragazzi. Devo rifare tutto fottutamente da capo. Aiuto! Qualcuno mi aiuta! Maledetto infedele! Tanto la vita la rischio io, no? C'è la terza volta che succede, raga, che il civile scappa. Devo scappare. Me lo devi sganciare! Me lo devi sganciare! Il bersaglio me lo devi sganciare! Quando ti dico io! Madonna, che sbocco di gioco che è! Che palle! Che sbocco di gioco che è! Ci mette 40 anni a prendere i comandi! Se te lo sgancio, a parte che mi sta sul cazzo sta cosa che mi aggancia il bersaglio automaticamente, è una cosa che non sopporto. Ed è una cosa che per i primi tre Assassin's Creed non puoi togliere, che ti aggancia i bersagli per forza. Finirà per farsi male. Così devo premere un tasto in più per dileguarmi. E mi fai perdere tempo, mi fai prendere delle mazzate. Mi spiegate il motivo? Oltre a questo bug di merda del coso che scappa. Perché io questa missione l'avevo completata e l'hanno fatto scappare. Mi dovete spiegare il motivo. Aiuto! Aiuto! Qualcuno mi aiuta! Porco eretto! Infedele! Preparati a morire! Te adesso non ti muovi di lì! Un ti muovi di lì! Un ti muovi di lì adesso, capito? Che non ti muovi di lì! Non te ne sei ancora accorto, sappi che hai già perso il battente. Basta, fammelo ammazzare, dai, che palle. Te devi morire, te devi perire malissimo, te sei un figlio di puttana sei. Te sei un figlio di puttana sei. Te sei un emerito figlio di puttana che sparisci. Te e chi t'ha creato. Dio mio. Non è possibile però. Sì, ho soccorso tutti gli abitanti, ragazzi, ma ci è voluto un rene qua. Cioè, ci sono dovuto giocare la dignità. Non è possibile. Ma non esiste. Cioè, è un inseguimento continuo sto gioco. Quello deve essere fuori di senno. È un inseguimento e basta. Perché si comporta così? Ma perché si comporta in quel modo? Cioè, guardie su guardie che si accumulano dietro di te. Andiamo da te. Pare che mi sia fatto dei nemici. Al-Mualim mi ha ordinato di pedinare lo schiavista e l'ho fatto. Solo non abbastanza bene.
Mi ha scoperto e da allora ho i suoi uomini alle calcagna. Devo fuggire dalla città, ma non posso farcela da solo. Aiutami e ti metterò al corrente di ciò che ho saputo. Bello che gli assassini tuoi compagni ti ricattino così, eh? Fantastico. Che belli amici che ci avete. Devo dirlo. Ho una guardia. Cosa non costringermi a ricorrere alla violenza. Nasconde qualcosa. Metti via l'arma prima di farti del male. E addio alla vita. Cioè, meno male che l'assassino agisce nell'ombra. Mamma mia, ma quanti cazzo sono. Mi sta sul cazzo sto gioco, ragazzi. Stai aggiungendo i livelli di FIFA, eh. Sporco eretico. Fermali, fratello. Oh, dammene di più, dato che ci sei. Prendiamo l'arma piccola, che vedevo di... C'è lo scontro finale qui? Sicuramente ci sarà lo scontro finale. Minchia, 95 uomini. Male di infedele! Ah sì, ma tutti l'orgia. Devi sganciare il bersaglio. Andiamo a combattere dove non c'è niente, cheat. Devi scappare! Non lo capisce, manco per sbaglio. Ma quanti cazzo sono? Quattro. Via, devi scappare. E non sgancia quando glielo dico io. Non sgancia. Ma dove sei andato? Non puoi scappare per sempre. Ricordo fallito. Perché ricordo fallito? Perché mi metti 84 persone alle calcagna? Perché una giustamente non ti basta, no? Una, due, no? 84 persone tra i coglioni! Cioè, io non capisco che necessità c'è di mettermi tutte quelle persone addosso. Che necessità c'è? Ditemelo che... Prova a darmi una spiegazione. Tanto, con te agisco in anticipo. Avrò la tua testa. No!
Andiamo, forza, muoviti! Dio mio, che roba! Cioè, vado a rischiare la vita per sto coglione! Madonna, che due coglioni! Quando finisce sto gioco, chiedo un rimborso a Steam, giuro. E addio alla vita! Mi hanno colpito! Bene, io spero tu muoia appena esci da questa città, giuro. Già che io devo rischiare la vita per avere due formazioni di merda. Mamma mia. Non mi va che muoia. Le guardie gli toglieranno quella spada. Ecco, adesso non ci sono più le guardie. Dimmi te, no? Dimmi te, cazzo. Non mi va che brandisca una spada in quel modo. Dov'è una guardia? Grazie, fratello. Prendi questa mappa. Ciao. Anziché di battersi, e da ciò che ho saputo su di lui, fuggirà di certo. Madonna, sto coglione di merda. Sto coglione del cazzo. Andiamo a uccidere sto coglione di Talal e chiudiamo qua sto sbocco di roba. Ma che sconsiglio. Non farlo più. Signore, ogni metto che ne serve qualcosa. La troverete qui, ci posso dire. Dio mio.